Le immagini che Altamondo Blog vi sta proponendo, intanto mostrandovi questi mucchi di cicche di sigarette gettate e altre tipologie di rifiuti che stanno qui a giacere sulla cunetta a margine della strada, sono relative alla via Cordova, situata tra la via Piopara Pastore e il corso 6 aprile. La cosa ancora più evidente è la presenza di questi cumuli di rifiuti di svariati tipi. Vediamo qui bottiglie di vetro, questo stand di biancheria che continua a stare qui da non sappiamo quante settimane, abbiamo perso il conto, e non è la prima volta che ci ritroviamo qui a segnalare situazioni di questo tipo. Talvolta nelle situazioni di emergenza rifiuti sono rimaste a giacere diverse tipologie di immondizia, anche rifiuti organici maleodoranti. In questo preciso istante è presente questo campionario, tra virgolette, di spazzatura. Attendiamo non soltanto che chi di dovere venga a rimuoverli, ma soprattutto che una volta per tutte si provveda ad eliminare questo malcostume, sorvegliando questa come altre zone del territorio che hanno bisogno di essere tutelate dal punto di vista ambientale e dal punto di vista del decoro urbano, in questo caso, perché ci troviamo in un quartiere che è molto abitato. Più volte gli abitanti della zona si sono lamentati appunto della presenza di questi rifiuti. Evidentemente c'è chi ancora continua a sporcare impunemente la città in questo modo. Questa l'odierna segnalazione dalla via Cordova, fermo restando che non dobbiamo e non possiamo dimenticare situazioni ancora più critiche come quella che pochi giorni fa è stata segnalata dal Altamondo Blog con queste immagini provenienti dalla via Sacerdote Iemma.